L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Anche questa edizione si apre con la pagina della cronaca. Innanzitutto i fatti accaduti ad Ischia, dove il 42enne Francesco Pugliese è stato fermato dopo aver litigato con la sorella, è uscito fuori di casa ma era agli arresti domiciliari. È stato fermato ed è stato quindi anche condannato ad 8 mesi di reclusione da scontare lontano dall'isola. E poi andremo alla Pelara, dove in uno dei posti più belli dell'isola un turista si infortuna e per poter ritornare in posti più, diciamo, normali è stato necessario l'intervento non solo del 118 ma soprattutto della Guardia Costiera, che con la motovedetta è riuscita a portare in salvo la donna. E poi andremo alla festa dell'amicizia dei Lions ieri a Casa Micciola, un'occasione di solidarietà ma per fare il punto anche delle iniziative rese a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dall'alluvione. E infine il rispetto che bisogna avere anche sul nostro territorio per l'ambiente ma anche per gli animali, ce lo dice la Presidente Alessandra Punzo della Lega per gli animali dell'isola di Ischia. Ci occuperemo anche ancora una volta di turismo, andremo ancora una volta nella città di Napoli e anche ci occuperemo di sport, di questo e di altro ancora subito dopo la pubblicità. Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Vasta scelta di prodotti confezionati. Convenzionato ASL, acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova Mock Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. Thank you.
La Raspata, specialisti del freddo. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Scopri il sapore autentico dell'Italia. Nocciole tostate italiane in un cremoso gelato ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi. La Raspata, telefono 081 90 27 56, www.laraspata.it. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Esce di casa e litiga con la sorella. Ischitano arrestato per evasione. Il 42enne Francesco Pugliese è stato condannato ad 8 mesi di reclusione. Arresti domiciliari da scontare lontano dall'isola. Turista infortunata alla Pelara, soccorsa dalla Guardia Costiera, impossibilitata nel camminare e bloccata nella zona degli scogli della Pelara, recuperata e poi medicata dal personale del 118. La festa dell'amicizia, la solidarietà dei Lions, riuniti venerdì sera a Casamicciola nel ricordo degli aiuti forniti alle popolazioni colpite dal terremoto e dall'alluvione. Ad Ischia maggiore rispetto per animali ed ambiente, lo sottolinea Alessandra Punzo, presidente della Lega che tutela e salvaguardia ambiente e territorio isolano. E ben ritrovati al consueto appuntamento quotidiano con l'informazione di Tele Ischia. La cronaca in apertura: è finito in manette per evasione Francesco Pugliese, 42enne ischitano, già noto alle forze dell'ordine. Sottoposto agli arresti domiciliari, verosimilmente ubriaco, ha discusso con la sorella e ha messo a soqquadro la sua abitazione. Ha danneggiato mobili ed oggetti vari e poi è uscito. La sorella, fortunatamente non ferita, ha avvisato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell'isola lo hanno individuato in strada mentre rincasava. L'accusa era evasione, proprio perché si trovava agli arresti domiciliari. È stato quindi processato e condannato ad 8 mesi di reclusione. Ora è sì agli arresti domiciliari, ma fuori dall'isola di Ischia. Nel pomeriggio di venerdì è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera una segnalazione circa la presenza di una persona infortunata, impossibilitata nel camminare e bloccata a mare nella zona degli scogli della Pelara. La persona, a causa delle condizioni di salute, non riusciva a rientrare a terra, necessitava quindi di cure sanitarie da parte del 118. Subito si è messa in moto la motovedetta della Guardia Costiera per soccorrere la signora, che è stata poi recuperata e medicata dai sanitari che erano presenti sulla stessa motovedetta. Alla fine la donna è stata trasportata comunque nell'ospedale Rizzoli per successive ed opportune verifiche. Una piccola imbarcazione si è incendiata oggi per cause in corso di accertamento nel porto turistico di Capri. A bordo non c'erano passeggeri, ma solo un meccanico che stava riparando il motore che era andato in avaria. L'uomo ha riportato una lieve ferita ed è stato medicato all'ospedale isolano Capilupi. Divampato l'incendio, sono subito scattati i servizi di sicurezza da parte del personale del porto turistico caprese e dei vigili del fuoco e lo scafo è stato trasportato a traino a largo senza ulteriori incendi, per poi colare a picco a poche centinaia di metri dall'imbocco del porto commerciale caprese.
I Lions dell'Isola d'Ischia e non solo si sono riuniti venerdì sera per la festa dell'amicizia, la solidarietà concreta che si è già manifestata per gli aiuti resi alle popolazioni colpite dal sisma del 2017 e dell'alluvione del 26 novembre scorso. Ma siamo pronti a continuare, ha confermato il governatore del distretto Pasquale Bruscino. Vediamo. Dunque la festa dell'amicizia, Lions Club che si ritrova qui sulla, in una terrazza sul mare a Casa Miccio, la presidente Camillo Iacono, un'occasione per stare insieme ma per fare solidarietà concreta. Assolutamente sì, questo è il 22esimo anno, ma devo dire che dal 2017 che i Lions hanno deciso che questa festa dell'amicizia, che era per rinsaldare l'amicizia di tutti i Lions in vacanza a Ischia, fosse anche un momento da dedicare alla solidarietà e quindi donare fondi alla nostra fondazione internazionale, la quale ha dimostrato nelle nostre due tragiche purtroppo eventi di aver fatto subito la sua parte. Ricordiamo subito nel 2017 $10,000 immediatamente dopo 20 giorni e ancora purtroppo quest'estate, quest'inverno scorso, a novembre, quando abbiamo appunto donato altri $10,000 per le emergenze. È ovvio, noi Lions oggi vogliamo qui essere presenti all'Acquamino perché vogliamo essere protagonisti del cambiamento, o meglio, vogliamo essere parte della soluzione del problema. Abbiamo fatto poco i mesi fa, avete visto due mesi fa quella bellissima donazione a Casa Micciola, avremmo voluto dedicarla a un parco verde, però sapete che ci sono comunque delle problematiche burocratiche, non era possibile, ma era giusto l'intuito anche a quel punto del governatore e del commissario prefettizio che c'era a Casa Micciola, la dottoressa Calcaterra, dare invece un segno di rinascita, di rivincere, dare quel orgoglio di rinascita che, come voi sapete, ha avuto il suo effetto e oggi lo possiamo dimostrare. Qui gli imprenditori di Casa Micciola si stanno dando da fare e noi vogliamo appunto essere qui per testimoniare che l'economia è viva, che ci auguriamo che il dottor onorevole Legnini possa essere davvero il futuro Rizzoli. Siamo stati attivi, tutto il distretto, non solo il nostro distretto che comprende Campania, Calabria e Basilicata, ma anche altri distretti hanno collaborato a portare un aiuto concreto all'isola d'Ischia, a Casa Micciola in particolar modo. E questa è una dimostrazione stasera, con l'aiuto degli amici del club d'Ischia, che noi ci siamo vicini e chiederemo proprio ufficialmente che altro c'è da fare, perché, ecco quello che dicevo prima, aiutare prima quelli in casa nostra. Se i nostri vicini, i nostri concittadini stanno bene, possono collaborare con noi a migliorare altre realtà. Lunedì prossimo 21 agosto ricorre il 6° anniversario del terremoto del 2017. Alle ore 17.30 si terrà una conferenza sul tema della ricostruzione presso la nuova sede del municipio di Casa Micciola nel convento dei Padri Passionisti. Alle 19.30 nella attigua chiesa di San Gabriele, sempre dei Padri Passionisti, sarà celebrata una santa messa in suffragio delle due vittime del terremoto. Sull'isola d'Ischia ci deve essere più rispetto per gli animali e per l'ambiente, lo dice senza mezzi termini ai nostri microfoni Alessandra Punzo, che è presidente della LAI. Sentiamola. Siamo qui con Alessandra Punzo, referente della LAI. Spieghiamo un po' in che cosa consiste questa vostra attività. Allora, la LAI, Lega Animale Ambiente delle Isole del Golfo, è nata a novembre del 2019 con l'intento appunto della realizzazione di un rifugio. Infatti la prima battaglia che ci siamo occupati e che tutt'oggi stiamo ancora seguendo è la riapertura del canile di Panza, perché abbiamo presentato un'istanza come richiesta di acquisizione appunto del canile, per poi avere una gestione pubblica per renderlo comunque fruibile, aperto e soprattutto funzionante. Tanti animali che vengono abbandonati, vengono trattati in maniera poco umana, utilizziamo questo termine. Secondo te, secondo voi come associazione, che ormai state da tanti anni, Che risposta si potrebbe dare a questi attacchi che vengono fatti? Io credo che c'è bisogno prima di tutto di tanta sensibilizzazione proprio con i cittadini. Infatti è quello che facciamo, spesso noi ci mettiamo con questi banchetti nelle piazze, con un gazebo, con i nostri stand,
e appunto parliamo comunque delle azioni contro il maltrattamento, contro l'abbandono. Facciamo un po' di sensibilizzazione comunque nelle piazze. Oltre a quello della salvaguardia e cercare di trovare un rifugio per gli animali, voi vi occupate anche dell'ambiente in un momento storico molto importante tra cambiamenti climatici, mai come ora rispettare l'ambiente e tutelarlo è importante. Purtroppo su quest'isola c'è proprio l'anarchia al riguardo, perché c'è poca tutela dell'ambiente ma soprattutto pochissima sensibilizzazione del tema al riguardo. Una delle nostre attività è appunto tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, e una delle ultime denunce che appunto che abbiamo provveduto a fare riguarda una cava Pontina nel comune di Serrara Fontana, dove oltre appunto diciamo che ci sono proprio delle strutture baraccali orribili. Anche come abbiamo detto prima, per quanto riguarda gli animali ci dovrebbe essere tanta sensibilizzazione sulle persone riguardo la tutela dell'ambiente, riguardo la salvaguardia, perché un posto, un ambiente deve essere tutelato. Sì, perché poi una cattiva gestione di un animale può portare appunto problemi sulla nostra isola, come per esempio decoro urbano, igiene urbana, sono tutte cose comunque correlate al problema del randagismo. Noi infatti promuoviamo soprattutto le sterilizzazioni. Ad Ischia anche la spiaggia della Mandra è resa accessibile ai disabili. Vediamo in che senso e come. Questa è la seconda postazione per i disabili, è una cosa buona, in quanto ad Ischia è la prima volta che si creano queste strutture per i disabili, che veramente, io ho una figlia disabile grave, ricoverata in un centro per disabili a Terzigno, e capisco qual è la difficoltà per i disabili venire ad Ischia e non trovare una struttura per fare un bagno. È un'iniziativa veramente lodevole e spero che la cittadinanza ne usufruisca, ma anche i turisti che a volte telefonano e non sanno dove andare, in quanto non ci sono queste strutture ricettive per ospitare questi ragazzi. È un dramma, però è nel complesso una civiltà si manifesta proprio con queste strutture palliative, in sostanza, che dovrebbero essere incentivate maggiormente dalle amministrazioni, come stanno facendo, e spero che si continui in questo contesto. In questo caso state realizzando un gazebo. Esatto, stiamo realizzando un gazebo praticamente che possono usufruire le persone disabili, che diversamente abili, che vengono ad Ischia e trovano praticamente il conforto di questa struttura e usufruire di questa situazione, in sostanza. In questo caso c'è anche un'accessibilità dalla strada. Sì, esatto, sì, è stato fatto questo basolato che praticamente con la carrozzella si può interagire, si può venire, e questo è l'inizio di un percorso molto importante che l'amministrazione sta portando avanti, che spero che praticamente nei paesi civili. Io ho girato il mondo, facevo il comandante sulle navi, e mi sono spesse volte soffermato verso strutture simili a queste, e mi meravigliavo che a Ischia non c'era fatto ancora niente di queste strutture. Spero che si continui così. Il diportismo nautico, Italia vista dal mare, ha un fascino magnetico, fascino che si moltiplica se si ha la possibilità di conoscerla nei suoi particolari, nelle tradizioni dei territori, nella cultura, nella storia, nell'artigianato, nella gastronomia, nella selezione di borghi e paesini che rendono ricca e attraente la penisola per un turismo nautico che permetta a chi ama il mare di godere di esperienze sensoriali studiate nei particolari dopo aver attraccato in porto. Sono finora 24, annuncia il comandante Giuseppe Nicotra di Italia dal Mare, i porti che hanno aderito al progetto patrocinato dall'Associazione Nazionale Porti ed Approdi Turistici. Ma il nostro obiettivo è coinvolgere tutti i 430 porti turistici in questo progetto di riscoperta vera e profonda del nostro territorio.
Ed ora la movida foriana, me ne avevano parlato bene, ma non mi aspettavo che il giovedì foriano fosse così bello come l'isola in generale, tra cui il castello aragonese di cui mi sono innamorata. Sono le parole bellissime ma molto accurate che una giovanissima turista americana ha rivolto ai nostri microfoni. Vediamo. Hi Sierra. Hi. Why are you? Come mai sei qui al giovedì foriano? Sono qui a Forio perché ho conosciuto alcuni ragazzi che mi hanno detto che questa è una delle zone più belle dell'isola. Ci sono tanti giovani che vengono qui per divertirsi. Poi le spiagge sono molto vicine ai principali luoghi di attrazione. Riesco a sentire la musica già da qui, è assolutamente fantastico. Sono molto carica e credo che questa sia la mia parte preferita dell'isola. Ti piace l'isola di Ischia? Ischia è assolutamente bellissima, un luogo ricco di storia. Questa è forse la parte che preferisco. Poi la gente è molto gentile, amichevole. L'isola e le sue spiagge sono bellissime. Ogni spiaggia che ho visitato era piena di gente ed era diversa dalle altre. Il cibo è fantastico. La nostra pizza in America non è niente rispetto a quella di Ischia. Poi il castello aragonese è bellissimo, puoi sentire la sua energia quando lo visiti. Certamente dirò a tutti di visitare Ischia. Si è conclusa da qualche giorno la giornata mondiale della gioventù a Lisbona, dei giovani che da tutto il mondo hanno incontrato in Portogallo Papa Francesco. Anche la delegazione nutrita ischitana è ritornata, un'esperienza bellissima che consiglio a tutti, ha detto ai nostri microfoni Don Marco Trani, che ha accompagnato questi ragazzi che racconteranno la loro esperienza nella parrocchia di San Ciro ad Ischia in Via delle Terme nelle due messe domenicali delle 11 e delle 19. Ma intanto ascoltiamo Don Marco. Siamo qua con Don Marco, lei è stata alla giornata mondiale dei giovani, ha partecipato, che esperienza è stata? Allora, noi come Diocesi di Ischia abbiamo partecipato con la Pastorale Giovanile, siamo partiti una cinquantina di giovani e poi con l'esperienza del cammino neodecumenale sono partiti altri 50, quindi da Ischia pensate siamo partiti con 100 giovani, sicuramente un bellissimo segnale di speranza. E cosa è stata la giornata mondiale della gioventù? Come ogni esperienza sono quelle lì belle in cui il Signore ci lascia sorprendere e soprattutto i giovani hanno fatto un'esperienza bellissima che è quella dell'accoglienza. Da parte dei portoghesi, siamo stati noi ischitani in un paesino del nord di Lisbona, nella provincia di Mafra, si chiama Alcainza, e questo paesino ci ha accolto veramente, ha accolto i giovani nelle proprie famiglie, proprio come se fossero veramente figli loro, addirittura c'è anche qualche famiglia che oggi si fanno i gruppi WhatsApp, no, della famiglia, hanno aggiunto anche i nostri giovani ischitani nel gruppo WhatsApp delle loro famiglie, insomma, quindi è stata un'esperienza veramente bella, perché poi quando si è insieme, quando si fa anche poi l'esperienza un po' della fatica, abbiamo scelto come isola di Ischia insieme a tante altre chiese della Campania di fare il viaggio insieme, quindi questo ci ha permesso di viaggiare con 1400 giovani, no, che hanno partecipato a Lisbona a questa giornata che ha voluto Papa Francesco, quindi sicuramente un'esperienza bella di apertura, e l'esperienza di apertura è nata sin dal viaggio, no, in pullman fino a Civitavecchia, poi siamo stati in nave fino a Barcellona e lì abbiamo animato, no, i momenti in nave con momenti di adorazione, di confessione, momenti anche di convivialità, di gioco, quindi sicuramente questa è stata un po' la prima base, no, per poter far stare i giovani insieme e poi sicuramente questo è un grande segno di speranza, no? Tanto ringrazio Tele Ischia per questa intervista, perché sto leggendo su tante testate che forse questa giornata mondiale della gioventù non ha avuto un grande eco, eppure hanno partecipato 1,5 milioni di giovani da tutto il mondo, e sapete che anche dal nostro isoletto un centinaio di giovani anche sono stati lì è veramente una certezza. Tante volte ci lamentiamo, no, che le cose non vanno, che anche i giovani rispetto alla fede sembrano disinteressati, e invece questa presenza massiccia veramente ci dà anche lo sprone, dallo sprone credo a ogni comunità cristiana, ogni comunità parrocchiale, alla diocesi, a tutta la chiesa, no, di continuare, no, a seminare, perché, no, quando si lavora poi i frutti arrivano. Si è conclusa a Procida la giornata del Morante D, l'appuntamento dedicato ad Elsa Morante nel giorno del suo compleanno. Natascia Festa ha presentato un bel saggio di Gea Finelli che aiuta a ricostruire il profondo rapporto della scrittrice con la sua isola negli anni 50 del Novecento. Il pensiero va a Terra Murata, il luogo che in passato era il più abitato di Procida, dove oggi sono state allestite due mostre d'arte.
I femminicidi purtroppo continuano ad occupare le pagine della cronaca in questo periodo, anche ancora in quest'estate nel nostro paese. Ed intanto prosegue la campagna Io Lotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli. Il nuovo spot, con testimonial l'attrice Antonella Stefanucci, intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l'invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 oppure ai vari centri antiviolenza, quelli del Comune di Napoli, ma anche quelli che sono presenti sulle isole di Ischia e Procida. Vediamoci questo spot. Buongiorno amiche, ma anche amici. Oggi sono qui non per interpretare un ruolo o una parte, non ce ne sarebbe bisogno, sono qui per parlarvi con il cuore in mano. E mi rivolgo principalmente alle mie amiche, alle mie compagne, alle mie sorelle donne e non solo. Spesso nella vita attraversiamo momenti difficili in cui ci sembra tutto nero. Può capitare che la nostra storia d'amore giorno dopo giorno si trasformi in una voragine di oscurità, in un abisso in cui i sorrisi, i gesti gentili lasciano sempre più spazio alle critiche, parole sprezzanti, offese, odio e a volte anche peggio. È difficile capire quello che si sta vivendo, dove inizia la violenza, quando bisogna dire basta e denunciare. Che succede se si decide di denunciare? Dove andiamo? Non esistono risposte valide per tutti, ma per trovarle l'unico modo che abbiamo è parlare, raccontare ciò che si sta vivendo, non imprigionarsi nel silenzio. E forse anche chi opprime ha lo stesso bisogno di essere aiutato, ma come te non riesce a capire quello che sta vivendo e non sa con chi parlare. Per questo sono nati i CAV, i centri antiviolenza, punti di ascolto dove ci sono persone in grado di aiutarci, sostenerci professionalmente, che sanno ascoltare senza giudicare e possono guidarci nella comprensione dei segnali. E dunque dobbiamo essere coraggiose. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore, di raccontare la vostra storia. Siate protagoniste della vostra vita, perché solo così potremo abbattere il muro della violenza e costruire un futuro migliore per tutti noi. Io Lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli ed è finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intenzione di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche soltanto con un consiglio. Fai sentire la tua voce, facciamo sentire la nostra voce. Chiama il 1522 o scrivici in chat. 1522 è qui per ascoltarci, per sostenerci. Il rapporto di valutazione 2023 analizza l'utilizzo delle risorse, lo stato di attuazione e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del programma di sviluppo rurale alla data del 31 dicembre 2022. Il rapporto di valutazione del PSR è importante, ha sostenuto l'assessore regionale Nicola Caputo, perché offre uno spaccato della nostra agricoltura, o meglio delle nostre agricolture. Dal rapporto emergono criticità a cui dobbiamo mettere assolutamente mano. Ascoltiamo Caputo. Un rapporto importante che dà uno spaccato della nostra agricoltura, anzi delle nostre agricolture. E ho avuto modo di evidenziare come dal rapporto vengano fuori anche un poco i punti di luce, i punti d'ombra della nostra agricoltura a cui dobbiamo mettere assolutamente mano. Il primo limite è sicuramente rappresentato dalla dimensione delle nostre aziende talvolta minime, che fanno fatica ad affrontare i mercati, quindi ci dobbiamo porre il problema della dimensione delle nostre aziende, che può anche significare una agevolazione alla cooperazione, al mettersi insieme. Talvolta rinunciare ad una parte della propria gestione aziendale per cederla ad un organismo collettivo può aiutare le imprese ad avere maggiore redditività. E l'altro aspetto è quello anche della
necessità di scegliere all'interno delle misure a superficie diciamo le filiere più rappresentative, così come orientare sempre di più anche gli investimenti cosiddetti produttivi verso il concetto di sostenibilità ambientale. Una scoperta inattesa durante i lavori di restauro del monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio nel centro antico di Napoli. Riaperta la porta sigillata per due secoli, di passaggio tra la chiesa ed il convento, occultata dietro una muratura, è apparsa una misteriosa nicchia affrescata di epoca rinascimentale, dove forse i monaci si raccoglievano per pregare. Vediamo. Una scoperta inattesa ha ravvivato i lavori di restauro del monastero dei Santi Severino e Sossio nel centro antico della città. Il progetto della soprintendenza ha previsto la riapertura della porta, sigillata per due secoli, del passaggio tra la chiesa e il chiostro del platano. Lungo l'antica scala, occultata dietro a un muro di tamponamento, è apparsa una nicchia affrescata d'epoca rinascimentale, dove forse i monaci si raccoglievano per pregare. Dal 1835 l'area del convento accoglie l'archivio di Stato. Nella rimozione di un tramezzo, di una tompagnatura probabilmente ottocentesca, è stato rinvenuto questo vano affrescato con delle scene sacre, naturalmente, una deposizione, una presenza di vescovi e di altri personaggi, con uno sfondo paesaggistico che ricorda la città di Napoli, ma su questo dovremo fare degli approfondimenti, di epoca rinascimentale, quindi precedente alle grandi ristrutturazioni seicentesche del complesso. E questo indica ancora una volta come questi nostri monumenti pluristratificati ci diano sempre informazioni e sorprese quando riusciamo a restaurarli e a valorizzarli. I lavori sul complesso monastico benedettino, che per secoli accolse le reliquie dei due santi, fanno parte del grande progetto Centro Storico di Napoli per la valorizzazione del sito UNESCO. Noi apriremo questo complesso museale da quest'altro accesso, quello di Vico Monte di Pietà su San Biagio dei Librai, in modo tale che tutti quanti possano usufruire di questi spazi meravigliosi, fatti da chiostri affrescati ma soprattutto da verde, un verde insolito all'interno del nucleo urbano, del centro storico della città di Napoli. Una scoperta straordinaria in questo restauro che fa parte del restauro UNESCO, sostenuto dal comune, che riguarda la chiesa di San Severino e Sossio, che ci mostra uno spaccato della Napoli aragonese con una scoperta molto bella che sarà anche oggetto poi ovviamente non solo di ricerche ulteriori ma una nuova gemma per i tanti turisti che frequentano la nostra città. Ed ora il calcio, un matrimonio breve, quello di Michele Longo con la Cerrana, l'attaccante napoletano tra i protagonisti del successo dell'Ischia nell'ultimo campionato di eccellenza, aveva trovato l'accordo con la società Granata, ma dopo poche settimane è già divorzio. Dopo il comunicato di oggi della Cerrana che sanciva la separazione dell'attaccante, è arrivato quello della Marianese, altro club militante nel girone A del campionato di eccellenza campana, ad ufficializzare la nuova avventura di Michele Longo. Risolto il problema nella sala caldaie presso lo stadio Calise di Forio, che aveva determinato la chiusura del campo, il Real Forio torna così ad allenarsi nello stadio principale dopo essere stato in questi giorni costretto, tra virgolette, a recarsi per le proprie sedute di allenamento presso il campo sportivo San Leonardo di Panza. La società del Real Forio ringrazia così l'amministrazione comunale per aver risolto questo problema anche in poco tempo, problema che non aveva sicuramente lasciato troppo spazio alla serenità e anzi si era tirata dietro un po' di polemiche che si sono susseguite soprattutto sui social. È iniziata la preparazione atletica per il Barano Calcio in vista dell'esordio stagionale in Coppa contro il Boys Napoli Ponticelli previsto per il 3 settembre. Volti nuovi tra i calciatori come il giocatore ex Ischia Luca Pesce, confermati alcuni addii tra cui quello di Daniele Cantelli, protagonista nella seconda parte della scorsa stagione. La notizia però più importante arriva dall'allenatore, infatti resta sulla panchina del Barano anche per la stagione prossima Biagio Lubrano. Si ricomincia nonostante quando finisce un'annata, si dice sempre che è l'ultima, dice il mister, alla fine prevale comunque sempre la passione. Ed ora dopo lo sport, lo spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.
Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In attesa della sfilata di Sant'Alessandro che ci sarà ad Ischia sabato prossimo, domenica sera cominceremo a respirare un po' di aria di festa e di sfilata a Tele Ischia intorno alle 21.30 con la riproposizione di alcune sfilate di qualche anno fa prese dal nostro archivio. Intanto vi auguro buona domenica e ci rivediamo lunedì alle 14. Arrivederci.